Transition, 5,92 la performance, 6,58 la coreografia, 6,17 l'interpretazione. Quindi appunto per questo Verhoeven 130,44. Direi che anche nei components, insomma, è rimasto molto, è stata apprezzata, come abbiamo visto anche noi, coreografia e interpretazione, mi sembra giusto così. Sì, soprattutto la composition, perché è perfettamente sulla musica. Nicola Rosanna Calderari e Marco Cilli. La sbavatura di Nicola nel primo Tweezel. Coppia che, devo dire la verità, mi ha impressionato guardando queste coppie. Poi andremo a vedere tra poco anche l'ultima coppia in gara per la categoria junior. Mi viene da pensare che la danza inizia ad avere un bel futuro. Abbiamo fatto, possiamo veramente, sì, così? Sì, sì, assolutamente. La federazione si è mossa ormai da tempo a cercare di trovare, far crescere un sacco di ragazzi giovani, perché bisogna promuovere tutto il movimento della danza per evitare di avere quel classico vuoto che a volte seguono delle generazioni straordinarie. Noi abbiamo avuto campioni pazzeschi, ricordiamo nell'ultimo periodo Barbara Fusarpoli, Maurizio Margaglio, Massimo Scali, Federica Faiella, Anna Capellini, Luca Lanotte, Charlene Guignard, Marco Fabbri. Ovviamente è l'intenzione della federazione di dare continuità a questa tradizione di eccellenza.
assolutamente di eccellenza. Altra coppia che abbiamo visto appunto giovanissima, che adesso stiamo ricontrollando nei dettagli, perché sono 17 anni lei, 20 anni lui, e gareggiano insieme da 2 anni. Allora, è una coppia che anche loro giovanissima, si allenano da 2 anni. Questo programma secondo me è esaltante, se mi permetti il termine, perché è un crescendo, è un crescendo di intensità e di decisionalità. Entrambi i pattinatori sono estremamente forti per quello che riguarda l'interpretazione. Devo sottolineare che Nicole è proprio un animale da gara ed esplode in questo programma. Ho apprezzato tantissimo anche il dettaglio della loro pattinata, che sta migliorando con il piegamento, il molleggio, le curve molto profonde. Questo è il dettaglio del rotational lift, dove durante l'esecuzione delle rotazioni c'è un cambio di posizione della donna e di presa da parte dell'uomo, con un'uscita, come questo movimento qua, che serve per aumentare la difficoltà e raggiungere quel famoso livello 4. Ricordiamo che il livello 4 è il massimo che si può raggiungere con gli elementi tecnici, sia per la danza che poi per la disciplina dell'artistico. Questo, originale e molto interessante, sollevamento finale coreografico, perché ricordiamo che il pannello degli elementi include anche degli elementi coreografici liberissimi. Ecco, allora il loro punteggio 86,40, con 46,20 per quanto riguarda gli elementi tecnici, 40,20 la parte dei components, per un overall di 143,65, che dunque li porta in prima posizione.